Ha sede al numero civico 15 di via Carlo Alberto dalla Chiesa a Pescara, lo sportello dell'associazione Codici che svolge la funzione di coordinamento della rete antiviolenze e dipendenze patologiche, realizzata in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che operano sull'intero territorio provinciale. Il segretario e la delegata regionale di Codici Abruzzo, Giovanni D'Andrea e Enel D'Orsini, incontrando la stampa nella sala consiliare del municipio di Pescara, hanno evidenziato che è la prima volta che viene creata una rete che mette insieme tutte le realtà impegnate nell'aiuto e nella salvaguardia di chi è vittima di bullismo, stalking, violenze e maltrattamenti in famiglia, ma anche di dipendenze, in particolare alcol, droga, ludopatia. Noi faremo da coordinamento, da filtro, orienteremo le persone verso tutto quello che c'è sul territorio. Cioè, nell'arco delle 12 ore. Consideriamo che verranno tutti orientati verso i nostri psicologi, gli avvocati se servono, le forze dell'ordine, il pronto soccorso, i consultori, perché abbiamo i consultori, gli enti d'ambito territoriali, per cui tutti i servizi sociali. Abbiamo l'orario d'ufficio dalle 10 alle 12:30 per quanto riguarda l'associazione. È dalle 16 alle 18:30.